Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dal mio profilo peggiore, con la maglietta dello scudetto, si va a Torino, partenza per Torino, e la gente dirà: ma come Zoccolino, ma che noi giochiamo a Napoli, che vai a fare a Torino? E questi sono quelli che non mi seguono, che non si sono ancora iscritti al canale, che non hanno la campanella. Iscrivetevi, iscrivetevi. Vado a Torino a giocare contro gli youtuber della Juventus. Giochiamo alle 15. Pensavo 14:30, invece giochiamo alle 15. Partenza, calcio d'inizio alle 15. E poi tornerò qua a Milano e poi guarderò ovviamente Napoli-Milano. Come ci arriviamo, ragazzi? Come ci arriviamo? Mi sono ascoltato con molta calma sia la conferenza stampa di Pioli, sia la conferenza stampa di Spallettone. Spallettone, lui è molto consapevole che stanno facendo qualcosa di unico e solo lì a Napoli con questo scudetto. Una Napoli che, mi dicono, già in festa, bandiere azzurre da tutte le parti. Non vedo l'ora di andare, ho prenotato. Ho già, non so se ve lo posso dire o non ve lo posso dire, ho già il biglietto dello stadio. Ma come, Zoccolino? Non è possibile. Lo sponsor mi ha preso il biglietto. Si può? No, non si sa se c'è il divieto o no. Ma io ho già il biglietto, quindi sarò a Napoli. Forse è uno scherzo. Ve lo dico per scherzo, allora. Ho già il biglietto, ma scherzo. Ho già il biglietto, ovviamente non si vedrà niente perché posti nel cavolo, ma non era rimasto nulla. Lì stanno come i dannati, mi hanno detto che stanno come i dannati. Quindi già anche lì tutti i biglietti per la Champions spazzolati in 4-4-8. Comunque io ci sarò, in un modo o nell'altro ci sarò. Non vedo l'ora di vedere questa atmosfera napoletana, sperando, dato che facciamo il ritorno lì, che dovrò trattenere la gioia, cioè in mezzo ai napoletani sarò sperando dentro di me di essere felice, se no mi toccherà vedere gli altri che esultano, io a testa bassa, triste, e me ne andrò. Se mi fermo e dico: ah, mi è morto il canarino, e farò così, che devo fare? Ma pensiamo a oggi, pensiamo al campionato. Ieri l'Inter ha perso. A me è una cosa che mi manda fuori di testa. Questi qua hanno fatto 3 sconfitte consecutive, 10 partite perse in stagione. Giustamente tutti gli youtuber interisti sono incazzatissimi per sta roba qua, e noi siamo ancora dietro. Cioè, loro così e noi siamo dietro. Tu pensa come stiamo facendo male noi. Se loro stanno facendo male, noi stiamo facendo peggio. E siamo i campioni d'Italia. E per fare peggio di una che ha fatto 10 sconfitte, poi dice che uno non si deve arrabbiare. Però, tanto ormai sono mentalmente connesso sulla Champions, quindi non mi voglio neanche arrabbiare più di tanto. Ma sappiamo che non abbiamo fatto un mercato da 3 anni. E tutte le cose che dicevamo, evidentemente, avevamo ragione. Pioli, ieri, conferenza stampa, si è lasciato scappare, siccome io ho ascoltato con attenzione, si è lasciato scappare un 4-4-2. Andatevi a riascoltare la conferenza. Ha detto che non giocheremo a specchio, quindi non giocheremo 4-2-3-1 a specchio, e ha detto, a un certo punto più avanti, ha parlato di 4-4-2. Quindi bisogna capire stasera come li vuole mettere. Sicuro giochiamo con la difesa a 4, Esquella, Calabria, Kier, Tomori, Teo, non ci piove. Su quello non ci piove. Devo capire come li vuole mettere a centrocampo. Metterà Diaz a destra, Tonali, Benasser e Krunic a sinistra. Cioè, un 4-4-2 con Krunic a sinistra non ha molto senso. Giocherà la sorpresa Florenzi,
Messias ancora non è, giocherà Salemaker e Diaz a sinistra, quindi giochiamo con Salemaker, Benasser, Tonali e Diaz, e davanti Leao Giroud, dove Leao tanto giocherà a sinistra lo stesso, con Diaz che si accentra. No, non è dato sapere, non è dato sapere, però si è lasciato scappare questo 4-4-2, che poi ha detto, di preciso ha detto 4-4-2 o 3-4-1-2, quindi secondo me quando avremo la palla noi saremo 3 con Calabria, Kier, Tomori, Teo più alto con Tonali, Benasser e eventualmente Salemaker, Diaz o Krunic, Leao Giroud. Lui continua a dire che giochiamo con le due punte, in realtà Leao non è la seconda punta, fa male la seconda punta. Ma lui è libero di andare, capito? Ma lui è libero, ma sempre alla stessa parte va. Cioè lui è libero, ma sempre alla stessa parte va, perché lui deve giocare lì a sinistra, alto, vicino alla, e deve prendere palla bassa. Tra l'altro ha detto un'altra roba, ha detto non mi piace quando gioca sotto palla. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cioè di solito sotto palla significa che sei dietro la linea della palla, cioè loro hanno la palla e tu difendi e tu sei dietro verso la tua metà campo. Quello significa sotto palla. Ah, sotto palla quando l'abbiamo noi forse, cioè quando noi abbiamo la palla lui deve essere davanti. Non gli piace che viene a prendere la palla come fa Ibra a centrocampo, tipo. Cioè, dalla palla in su, deve essere sempre dalla palla in su, non sotto palla, ok? Ho detto così, non si capiva, adesso mentre me lo spiegavo a voi l'ho capito io. Quindi ragazzi, sono positivo per stasera, sono positivo. Con i risultati di ieri abbiamo una situazione di classifica un po' complicata, vediamo cosa combiniamo oggi, però ancora mancano 10-11 partite. Tutto girerà intorno alla Champions, ragazzi, non è che ci giriamo intorno, perché la partita in casa con l'Empoli 3 giorni prima di giocare la Champions è più pericolosa di questa, più pericolosa di questa. Io pensavo si giocasse questa settimana, invece no, noi stasera possiamo giocare a 1000, perché poi abbiamo una settimana di riposo, non facciamo la Coppa Italia, quindi abbiamo una settimana di riposo. Speriamo bene, ragazzi, dai, voglio essere positivo. Ci sentiamo sicuramente post partita, dovrei essere nel taxi dato che stamattina non lavoro, mi guardo ovviamente la partita e mi fermo in qualche bar e vi farò poi il video dal taxi. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e stiamo andando alla grande con le iscrizioni, quindi chi vuole ci vediamo a Torino. Su Instagram c'è l'indirizzo tutto, ci vediamo a Torino per la YouTubers League. Siamo messi male, però vediamo. Potrei giocare a centrocampo, occhio che potrei giocare a centrocampo.